Una collettiva di artisti italiani molto apprezzati non solo nella penisola, Felice Arcamone, Muralba Focone, Nicola Morea, Letizia Caiazzo, Elvio Miressi, Alex Da Torres, Rosita Sfischio, Nicoletta Lembo, Salvo Coglitori, Pino Viscusi, Alfonso Mangone. Con i quadri di diversi autori di arte contemporanea si è aperta presso la Galleria Life Art di Via Brudolini a Battipaglia la mostra evento Summer Life Tour collettiva di selezionati artisti. L'esposizione in programma fino al prossimo 10 luglio, organizzata dai curatori del progetto Pasquale Crispino, Mirko Mele e Tommaso Prisco, allestita nei prestigiosi spazi della Galleria di Via Brudolini, percorre con gli artisti in mostra un personale percorso dove ricerca, sperimentazione e tradizione costituiscono l'essenza della collettiva. Lavori di grande raffinatezza, ognuno con la sua originalità, dove ogni artista ha generato e proposto opere dai toni assai diversi, come quelli di Letizia Caiazzo, artista della penisola sorrentina di fama internazionale, maestra incontrastata dell'arte digitale. Per questa collettiva lei ha scelto il rosso, il bianco e il nero. In realtà, prima di conoscere Mirko, io già avevo in programma di cambiare un poco stile di colore per i miei quadri, anche se la tematica di fondo è sempre la donna, in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue tematiche, in tutti i suoi sentimenti. Però avevo già progettato di fare delle cose in bianco e nero per fare una mia personale. Poi ho incontrato Mirko, il quale mi ha coinvolto in questa bellissima avventura e adesso sono qua. Sapienza e bellezza su tela in un percorso presso la Galleria Life Art di Via Brudolini a Battipaglia, punto di riferimento culturale significativo per la crescita delle espressioni artistiche non solo nazionali, dove i visitatori possono ammirare le opere degli artisti in mostra. Sfumature, sentieri, agglomerati pastello, alcuni dei dettagli di Muralba Focone, artista torinese di livello straordinario. Uso spessissimo i toni tenui, a seconda anche dell'umore. A volte uso anche dei colori un po' più scuri, dei rossi scuri, dei mischiati con i marroni, a seconda dell'umore veramente. Adesso questo è un periodo in cui uso i colori chiari, perché sto cercando proprio la trasparenza del colore, cioè la luce come se arrivasse da dietro il quadro, difficilissimo. La mostra collettiva coinvolge artisti che vantano un solido curriculum artistico, che hanno scelto di celebrare l'arte con il linguaggio universale della pittura, con olio e acrilici, utilizzando tecniche miste, selezionando paesaggi estemporanei, ma anche ritratti astrattismo, i turbinosi intrecci di colore e le pennellate di Nicola Morea. È un nuovo filone d'arte che si chiama arte fluida e viene dagli Stati Uniti. In alcuni quadri ci sono dei toni di luce, come in questo per esempio, mentre in altri ci sono dei toni un pochino più sommessi, che forse fanno riflettere un pochino di più rispetto a quegli altri che sono più immediati. Dipinti che suscitano emozioni, opere d'arte dove le due componenti fondamentali, la forma e il colore, ne danno un valore espressivo diverso. Lo sono infatti i pannelli in legno pitturati con colori fluorescenti dell'artista Alfonso Mangone, eccellenza del panorama artistico che ha ottenuto numerose gratificazioni per le sue opere. È una pittura da viaggio che compio io in prima persona, poi il fruitore sceglie di dare un'interpretazione alla mia arte, no? In occasione dell'evento Summer Life Tour, esposte anche alcune opere dell'artista Amerigo Schiavo. Prima ero autobiografico, anzi prima iniziai con la fantasia, appunto, da giovane. Facevo addirittura delle composizioni, facevo acquari, facevo dei pesci, l'impronta del pesce nella roccia, no? Nuovi traguardi della pittura nel progetto della Life Art Gallery, curato da Pasquale Crispino, Mirko Mele e Tommaso Prisco, che percorrendo le strade dell'arte contemporanea danno voce ad artisti di chiara fama, spostando ora l'attenzione all'estero, a Stoccarda, Londra, Plaza Catalunya con il Summer Life Tour e prossimi ad inaugurare un nuovo showroom nella città capoluogo, a Salerno. Siamo pronti per questo finale, questo rush finale del Summer Life Tour, che ci vedrà fra pochi giorni a South Kensington. Poi saremo, come ti dicevo prima, a Plaza de Catalogna, alle Ramblas, per poi con l'Istituto di Cultura di Golo di Stoccarda chiuderemo il Summer Life Tour. Ho sentito prima parlare di Mangone,
Germano Celand, che io reputo oggi uno dei più grandi dell'arte contemporanea, diceva che l'arte è semplicemente un passaggio dell'umano sulla terra. Io penso che Alfonso Mangone rappresenta questo. Io ho tre figli, mi nasce il terzo figlio, dico alle persone, al di là dell'investimento, avvicinatevi all'arte, perché a me mi ha migliorato la vita. A settembre apriremo nuovi locali a Salerno, nella mia città. Lo faccio anche per un fatto legato alle mie origini, uno spazio importante al centro città, proprio per coloro i quali che magari non ci seguono qui nei comuni di cintura del capoluogo, li facciamo convergere a Salerno. Quindi col Summer Life Tour abbiamo portato i nostri confini all'estero, quindi una mostra internazionale collettiva dove circa 30 artisti esponeranno fino a Natale, perché poi è da dire che ci fermeremo a Plaza di Catalogna, ma Life chiuderà qui a dicembre con una mostra dedicata al Natale,